caffè con l'esperto è offerto da Uno Magazine. Una nuova puntata di Un caffè con l'esperto. Sono Claudio Campagnolo con l'equipe che mi assiste in queste trasmissioni dal Caffè Pedrocchi nella Sala Bianca. Ne cito uno per tutti, il nostro caricaturista Ruvo, che è sempre molto apprezzato dagli ospiti. Enrico Rossetto è il direttore filiale della Zanutta di Padova. Benvenuto, esatto. Enrico. Nato sotto il segno dei gemelli, esatto. Quindi molto comunicativo, molto frenetico. Io lo definisco la frenesia mercuriale, perché i gemelli sono dominati da Mercurio e quindi tu appartieni a un segno che di solito fa un sacco di cose. E concordo. Concordi questo? Concordo, eclettico, un sacco di interessi. Sì. Giusto? Giusto, corretto. E a volte prevalica il lato commerciale, diciamo, passami il termine, del mio carattere. Ottimi commerciali, diciamolo questo. Diamo questo consiglio soprattutto agli imprenditori che sono all'ascolto. Se volete un buon commerciale, beccatevi qualcuno dei gemelli, sarete già a cavallo. Sì, il lato che cerco di far trasparire di più è appunto il mio lato positivo, diciamo, portare quindi allegria, portare un po' di comunicazione in ogni ambiente che frequento, insomma, sia nel lavoro e sia fuori lavoro, insomma, ecco. Tra l'altro tu hai un diploma di geometra che ti aiuta appunto nel guidare nella parte quella un po' tecnica. Diciamo, ti sei sempre occupato di direzione lavori anche in aziende in cui hai lavorato precedentemente, sì, sì. Hai lavorato in studi tecnici, sì. E in aziende leader nel campo della lavorazione del legno, certo. E ti occupavi in particolar modo della direzione per quanto riguarda i solai, i tetti, sì. Il legno. Direttore tecnico produttivo, direttore tecnico. Che l'ho fatto in un altro paio di aziende. Questa figura, diciamo, è il responsabile, quello che gestisce e si assume la responsabilità di tutta la filiera, diciamo, dal prodotto iniziale che è il legno quando arriva in filiale, al prodotto finito, quindi con la rintracciabilità del materiale e la certificazione che ne consegue, insomma. Poi sei approdato al gruppo Zanutta. Esatto. E quindi tu sei il primo direttore di filiale, primo nel senso perché la Zanutta è la prima sede che ha qui a Padova. Esatto, è la prima filiale e forse neanche l'ultima, dai. No, beh, senz'altro, ci mancherebbe altro. E quindi ricordiamo brevemente, il gruppo Zanutta è un'azienda molto importante, sì. Che proviene dal Friuli Venezia Giulia, che però sta lavorando molto bene anche qui in Veneto. Sì. Quante filiali avete? Allora, la Zanutta ad oggi conta 24 filiali sparse tra il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e 350 dipendenti oramai. Le filiali sono distribuite da Trieste a Padova, che sono un po' forse i capolinea ad oggi, e da nord a sud, da Belluno a Cavallino Tre Porti. Qual è la caratteristica di questi punti vendita? Siete assomigliate dall'esterno, forse così, un po' i Brico Center, tanto per citare un nome, ma non siete esattamente come loro? No, assolutamente no. Diciamo che il nostro valore in più, diciamo, le caratteristiche che ci distinguono sono appunto il seguire, diciamo, bene i clienti, dandogli delle risposte, dandogli delle soluzioni ai loro problemi. Quindi, a differenza dei Brico Center, che probabilmente anche è più diretto a un interlocutore, ad un installatore che cerca un qualcosa di specifico e forse sa già cosa sta cercando, da noi spesso arrivano anche privati che ti chiedono e non sanno neanche da dove iniziare a fare un lavoro in casa, e quindi diciamo un po' nella retta via, e quindi gli trovi anche delle persone, degli installatori specifici e in base al tipo di intervento che devi realizzare, insomma. Quindi diciamo che, care signore all'ascolto, quando volete indirizzare il vostro coniuge a fare i classici lavoretti di casa, vi conviene mandarlo dagli amici qui di Zanutta, perché almeno c'è qualcuno che potrà supportare e sopportare anche le vostre esigenze. Torniamo tra poco, linea alla regia per qualche istante. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube e rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto.
Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Facciamo un passo indietro, caro Enrico, e com'è nata l'idea e come si è sviluppata insomma, questa filiale di Padova del gruppo Zanutta? Allora, la filiale di Padova è nata un po' su mia spinta, fatta la proprietà, con la voglia e l'intento insomma, di aprire un nuovo punto vendita, a differenza magari di altre filiali nostre che sono state assorbite da aziende precedenti o da titolari, insomma, quindi che avevano già una filiale o una realtà nel mondo edile. La nuova realtà, il sito nello specifico, è stato ricercato anche in parte da me quasi per un anno finché abbiamo trovato una posizione che ci andava bene, un prodotto che diciamo qualità-prezzo ci stava insomma, nel ecco, nostro come gruppo. Come funziona questa cosa, mi incuriosisce, come funziona la ricerca di un sito, ad esempio? Di cosa tenete conto? Della allora, posizione, dell'accessibilità? Devo tenere conto della posizione, quindi perché la proprietà come parametri vincolanti dava la buona viabilità, la buona visibilità del punto vendita, anche perché stiamo voi sempre dove siete di più, esattamente? Ricordiamo. In via Uruguay numero 1, angolo con via Vigonovese, quindi sono quindi due... un po' prima di Camin, per capire. Esatto, provenendo da Camin, trova la filiale entrando in centro città. C'è una rotonda ed è proprio... Cioè, è proprio là, siamo proprio all'angolo, copriamo due angoli all'angolo. Diciamo della strada. Siamo visibili dalla tangenziale, quindi questo ha colto subito un po' l'ok da parte di tutti. E poi abbiamo anche giustamente un budget, quindi da dover rispettare, e quindi cerchiamo un prodotto e una posizione che rispecchi un po' tutti i parametri che noi ci diamo. Come siete strutturati? Mi pare che c'è un piano terra dove si trovano tutta una serie Si trova la ferramenta, il fai da te, quindi diciamo cerchiamo di accontentare tutti quei privati installatori e professionisti che cercano utensileria, cercano qualsiasi prodotto legato al mondo fai da te, quindi quei piccoli servizi che aiutano a far entrare anche privati diciamo quotidianamente, mentre nel lato superiore al primo piano abbiamo una bella sala mostra, quindi copriamo un po' tutto quello che è l'arredamento e le finiture dell'abitazione, dei pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, abbiamo porte interne blindati. Quindi immaginiamo una coppia che viene a trovarvi, io vedo già lui che si perde forse sotto al piano terra e la signora invece che sale al piano superiore per quanto riguarda. Ecco, a proposito di signore esigenti, voi avete anche, mi dicevi poco fa, che date un servizio non solo in termini di artigiani e di piccole imprese locali che possono seguire i lavori in opera di quello che vendiamo, ma date anche un servizio per quanto riguarda i design di interni? Sì, allora al piano superiore abbiamo anche complementi d'arredo che assieme a due aziende che ci rappresentano e collaboriamo insomma da un paio d'anni, aiutiamo anche quelle coppie o chi cerca diciamo complementi d'arredo dalla cucina alla camera particolare e assieme anche ai miei colleghi della sala mostra cerchiamo di trovare la soluzione più idonea. Esatto, anche cliente. Se insomma trovare una soluzione per certe signore è un'impresa assai ardua. Non è sempre semplice. Ci fermiamo ancora qualche istante. Seguici su Facebook, Twitter e YouTube. E rivedi tutte le interviste di Un caffè con l'esperto dove vuoi e quando vuoi. 22 ottobre 2017. Referendum sull'autonomia del Veneto. Il quesito sarà: vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è stata raggiunta la maggioranza dei voti espressi. I seggi saranno aperti dalle 7 alle 23. L'elettore dovrà presentarsi al seggio indicato nella propria tessera elettorale munito di un documento di riconoscimento valido. Eccoci nuovamente in studio, qui con Enrico Rossetto. Io lo definisco studio, è lo studio televisivo più bello di Padova, ma in realtà è la sala bianca del Caffè Pedrocchi.
Siamo qui con Enrico Rossetto, direttore della filiale Zanutta di Padova. E noi veniamo da un periodo di grossa crisi nel settore edilizio. Come l'avete affrontato? L'abbiamo affrontato, diciamo, non con la bacchetta magica, però abbiamo cercato di mettere insieme tutto il nostro know-how da parte, sicuramente in primis, della proprietà, che reputo una delle poche proprietà così dinamiche, accese e veramente sono vulcani come persone. Ricordiamo che l'azienda è retta dai due fratelli, Gianluca e Vincenzo Zanutta, che abbiamo avuto anche ospiti qui a Un Caffè con l'Esperto e che insomma danno un grosso impulso. Danno un grosso impulso e veramente danno anche un bellissimo esempio da seguire, sia nel lato commerciale sia nel lato di innovazioni. Anche. Vi orientate più verso il privato o verso l'utilizzatore professionale? Allora, la nostra direzione è sicuramente aumentare la fascia dei privati. Ad oggi forse occuperà un 30 o 35% del nostro lavoro, ma l'idea o la speranza sarebbe quella di farla lievitare anche a un 50% se riusciamo. Uno perché insomma copri e ti dà anche una soddisfazione in più risolvere alle volte il problema della persona privata. Anche perché il privato, scusami se ti interrompo, a volte è più attratto da chi gli risolve il problema che non dal dover stare lì a lottare sui centesimi, no, di esatto, euro, quindi certo. Che invece magari l'utilizzatore professionale è quello che cerca. In più dà anche una boccata d'ossigeno anche all'incasso chiaro, giornaliero, che chiaro, in questo momento è molto importante. So che avete anche un'avventura internazionale in corso, cioè in quel di Parigi. Di che si tratta? Abbiamo inaugurato la settimana scorsa una nuova filiale a Parigi, in Rue de la Borgogne. È una filiale che segue la parte di arredamento, quindi non c'entra nulla un po' con la tradizione del magazzino edile o quant'altro. È in una zona centralissima di Parigi e l'inaugurazione è stata fatta la settimana scorsa in concomitanza con il Design Week. Ma farete anche altre, avete in mente anche di avere altri progetti così al di fuori dell'Italia, oppure questa è una così un'occasione sporadica? Secondo me la volontà è quella di sbarcare probabilmente in qualche altra città europea, ovviamente con i prodotti che più attraggono, con il Made in Italy. Con il Made in Italy, esatto. Esatto, che anche a Parigi ho visto, è molto sentito e ricercato. Senti, e ho visto che nel 2016 avete realizzato 1500 lavorazioni in legno, sì, a livello, come gruppo Zanutta, no? Allora sì, approfitto un po' dei tuoi trascorsi di conoscitore della materia per capire un po' di che si tratta, che tipo di servizio è questo? Allora, questo è un servizio che parte da un progetto iniziale, quindi seguiamo sia l'impresa, sia una coppia, un privato, un qualsiasi persona che deve realizzare un intervento strutturale in un edificio, e lo seguiamo tramite il nostro ufficio tecnico che è a Sacile. Facciamo quindi una progettazione su misura del loro tetto, solaio, quello che devono realizzare, e assieme a loro troviamo la soluzione che più gli aggrada, anche a livello statico ovviamente, quindi abbiamo anche una persona che è insomma l'ingegnere che ci segue la parte strutturale, e poi abbiamo due centri taglio, uno che segue il Friuli e uno che segue il Veneto qui a Treviso, e da lì facciamo uscire il prodotto su misura praticamente dell'edificio, insomma, ecco. Che non ci senta Gianluca nemmeno Vincenzo Zanutta, ma cosa ti sarebbe piaciuto fare se non facessi direttore di filiale? Probabilmente il venditore d'auto, che è una mia passione, che non c'entra nulla col lavoro che faccio, però è sempre a contatto con le persone e quindi avrei unito forse una passione al mio carattere. Un'ultima cosa, c'è una foto, un oggetto a cui sei particolarmente legato? Allora, sì, diciamo questa collanina, che è una semplice collana che l'abbiamo presa con la moglie più o meno in concomitanza con la nascita di mio figlio 4 anni fa. Come si chiama tuo figlio? Riccardo. Bene, allora grazie ad Enrico, tanti saluti anche a Riccardo e tanti auguri al gruppo Zanutta e a questa filiale che mi pare stia andando parecchio bene. Alla prossima, grazie. Con Un Caffè con l'Esperto. Un caffè con l'Esperto è stato offerto da Uno Magazine.